Fin dal principio il rischio per noi non era trascurabile. Probabilmente anche altre persone sono in osservazione oltre a loro, ma dobbiamo farlo, altrimenti perderemo il ponte per sempre. Credo che nessuno abbia i dati corretti sulla conformazione dell'isola. Quelle collisioni di materia interdimensionale risolverebbero tutto senza esercitare pressione. Ora che lo vedo, è chiaro che l'effetto della morsa, anche da solo, non lascia scampo.